Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio di della carriera allenatore di FIFA 17. Io sono Pier Gamer. Oggi dobbiamo giocare contro il Carpi e contro un'altra squadra, così finiamo il mese di ottobre. Omeonga mi ha chiesto di giocare, per questo l'ho inserito nella formazione del titolare. E cominciamo subito. Voglio vincerla come lo scorso episodio, questa partita. Voglio vincerla. Eccoci ragazzi, Avellino, Carpi. Eccoci, eccoci. Guardiamo le squadre. E cominciamo subito, vai. Vitale. Holgate. Che difficoltà. Cioè noi riusciamo proprio a creare. Non riusciamo a creare occasione. Finisce il primo tempo. Continuiamo subito. Comincia il secondo tempo. Van Bergen. Van Bergen. Chaplin. Chaplin. 1-0. Assist. Chaplin. Dub. Chi dub? La faccio anche io, anche se non mi vedete. Chaplin, guardate che azione. Grande Van Bergen. Assist di tacco di Verde. Ed è gol. Ora abbassiamo di nuovo ad equilibrata perché non voglio rischiare. Per Chaplin, Chaplin, Chaplin! La parete del portiere, perché si trova con il destro Chaplin? Allora, palla vicina, per Verde, vede Omeonga, Omeonga gira ancora, per Mandragora! Fuori. È quasi finita questa partita, ce la portiamo a casa forse. Vai, Verde. Chaplin finisce, finisce così, 1-0, Connor Chaplin decide tutto, con un magnifico assist di Daniele Verde. Sto pensando di provare a comprarmi a gennaio un giocatore che ora andremo a cercare sulla lista di trasferimenti. Dopo dobbiamo giocare contro il Latina, facciamo anche la conferenza stampa. Comunque cerchiamo. Lui è Mbappé Lottin, non so se lo conoscete, gioca nel Monaco. Ha 17 anni, cioè giovanissimo. E aggiungiamolo, ci chiediamo anche informazioni, così è meglio, dai. Così ci facciamo subito un'idea. Allora, poi c'erano la conferenza stampa e grazie per l'occasione Omeonga. Omeonga ha giocato davvero bene e motiviamo bene l'Avellino. Facciamo subito gli allenamenti. Siamo secondi in classifica, però con una partita in più giocata. Ah, dobbiamo aspettare un giorno. Vediamo. Per la Sudafrica, dicendo la verità, rifiuto. Perché ora non ho intenzione di allenare una squadra, cioè una nazionale. Stessa sessione dell'altra volta. Che c'è qualcuno, forse Chaplin. 67 per Chaplin. Come sta crescendo Chaplin? Come sta crescendo? Partita contro il Latina fra poco. Allora, per Marino l'aggiornamento dell'osservatore. Cioè, forse Lombardi è un po' il migliore. Non voglio incanciarla ancora, seguiamoli ancora. Perché negli obiettivi 5.500.000 per Lottin. Ci dobbiamo fare un'idea. Ce la possiamo fare. Ha un potenziale di crescita altissimo. Comunque, ora vi faccio vedere i miei obiettivi. La sempre i soldi. Cioè, chi è? Ingaggia un giocatore nel vivaio e nel ruolo di centrocampista. E lo dobbiamo schierare per 5 partite. Cioè, per questo sto pensando. Vorrei uno mediocre. Non dico neanche
Cioè, il più promettente di tutti, però mediocre. Allora, voglio vedere, la prossima partita qual è? Contro il Bari. In classifica, vediamo chi sta prima, se il Latina o il Bari. Allora, comunque dobbiamo vincere la forza, così andiamo a pari punti con il Pisa. Allora, Latina sta ultimo, cioè il ventesimo, voglio dire, scusate, e il Bari nono. Per questo, in questa partita, cioè farò giocare i titolari, sì, però faccio giocare Omeonga. Vickers non lo faccio giocare, faccio giocare Alejandro Gonzalez, Vitale neanche, e neanche la Verone faccio giocare Asma. E Radunovic. Possiamo andare. Cioè ho fatto un po' di turnover così almeno riescono a riposare per giocare contro il Bari. Comunque il Latina non sta giocando molto bene, si vede. Per questo noi dobbiamo cercare di vincere. Cioè perché noi stiamo in un momento di ottima forma, dobbiamo cercare di vincere questa partita. Eccoci ragazzi alla Loa Park, Latina Avellino. Dai, cominciamo subito, vediamo le squadre come ogni partita. E cominciamo subito. Comunque, come stavo dicendo, dobbiamo provare a vincere perché stiamo in ottima forma e se vinciamo forse stiamo a pari punti con il Pisa, che si trova in primo posto. Però dobbiamo sempre vincere. L'attacco è sempre lo stesso perché non lo cambio. Vai, vai. Omeonga. Finisce il primo tempo 0-0. Allora, proviamo a fare un cambio di modulo. Voglio riuscire a segnare. Voglio rischiare, però voglio riuscire a segnare. Portiamo, cioè, il posto di Mandragora molto più avanzato. COC. Poi facciamo scendere un po' i centrocampisti. Allora, mettiamo come COC. Vediamo un po' come Ardemagni e tolgo Meonga, lo faccio così e lo metto tipo al posto di Chaplin, così vai, cerchiamo di segnare, una tattica super offensiva, mettiamo anche offensiva, vedo Chaplin, Chaplin rientra per Ardemagni, entrate con il Chaplin, mette un succulento assist, 1-0. Non volevo fare entrare il Chaplin, l'ho fatto fare entrare l'assist, guardate che assist Chaplin, cioè guardate l'assist è gol di Ardemagni, mamma mia che gol di Ardemagni, cosa sono questi errori? No, no, il gol, che gol scriptato. Che gol scriptato ragazzi, che gol scriptato. Ah no 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 no, 1-1 all'86esimo, Ardemagni, vedo Chaplin se ne scatta 1, 2, Chaplin! Che giocatore, che fuori classe Chaplin, che fuori classe! Mamma mia, risolve tutte lui le partite, le risolve tutte lui! Che giocatore! Non ho niente da ridire. Sbagliando il passaggio quelli. Vabbè, vedo Chaplin, il tiro a giro! Ardemagni! Che gol! Che gol! 3-1! Doppietto di Ardemagni e gol di Chaplin. Beh, che rimonta ragazzi, che rimonta, mamma mia, guardate, tiro di Chaplin, poi Ardemagni, palo, gol, mamma mia, ci portiamo anche questa a casa, sembrava pareggiata ma no, Chaplin e Ardemagni risolvono tutto e finisce così. Sì, dai, dai raghi. Ora ragazzi, sono
sono così buono che ne facciamo un'altra di partita, anche quella con il Bari, così finiamo il mese. Facciamo anche quella con il Bari. Cioè, perché sono molto buono. Allora, compresa sta, vabbè, non ce ne freghiamo. Facciamo subito la formazione. Allora, Verde, Chaplin, Van Bergen, anche se sono stanchissimi. Lasic, Vitale, Vickers, posto di Gonzalez, Asma per la Verona, Radunovic per Lazzarini. Vai, andiamo. Speriamo bene, voglio anche questa come vittoria. Ragazzi, comunque ora vi comparirà in alto a destra, c'è la scritta del gol più bello. Voi sceglietelo. Stiamo primi in classifica così, primi in classifica, non ci posso credere. A pari punti con il Pisa. Non dobbiamo fermarci, non dobbiamo fermarci. Come stiamo andando molto bene. Eccoci ragazzi allo stadio classico, Avellino Bari. Vai, cominciamo subito, senza perdere tempo. Andiamo. Voglio anche questa come vittoria, anche se i giocatori sono, se sono stanchi. Non devo perdere posizione in classifica. No, nello spazio! Lazzarini. Chiude. Calcio d'angolo al 45esimo, attenti. Cross in mezzo. Yao interviene. Proviamo a ripartire prima che finisce il tempo, finito. Allora, proviamo di nuovo come la scorsa partita contro il Latina. Cioè, facciamo salire Mandragora. Poi penso che lo mettiamo al posto di Lasic, no, troppo alto. Così, lo mettiamo al posto di Lasic. Lasic lo togliamo e mettiamo Ardemagni. Ardemagni stavolta non lo metto al posto di Chaplin. Cioè, lo metto a sinistra. Voglio provare così. Ah, e anche mi sono dimenticato. Allora, istruzioni, Chaplin, inserimento, cioè rimani centrale e inserimento alle spalle. Ok, va bene così, basta. Vai, continuiamo. Vai, cominciamo subito. Prossimo mezzo. La Verone! Mamma mia! La Verone! Che gol! Guardatelo che gol! Di La Verone! 1-0! Se non mi incazzo! Chaplin, senti cosa mi ritorna? Che gol, anzi è male, aspetta. Chaplin, mago, è un mago Chaplin. Vediamo un po' la palla. Bene, no, difendiamo così mezzo, stanchissimi. Finisce così la partita 3-1, vittoria da parte nostra, gol di Chaplin, di Laverone e autogol. Ora facciamo gli allenamenti. Vedo un vantaggio di classifica là. Vai, va bene così. Usciamo. E ragazzi, con questi risultati io vi dico, lasciate un bel mi piace, condividete, commentate. Ciao!